Niente, Chiara, descriverti e presentarti è anche abbastanza difficile perché allora tu sei stata un sacco di cose, io ti ho conosciuto sul web 4-5 anni fa da un servizio e mi hai affascinato da subito, ho detto oh, cavolo, questa qua prima o poi la devo incontrare, la devo conoscere da qualche parte e allora è venuta questa occasione insomma di intervistarti e sei stata gentilissima. Allora, tu sei stata in Antartide, sei Yes. stata più volte in Antartide, giusto? Giusto. Il tuo lavoro è, cioè tu sei un ingegnere, giusto? Sì, Un ingegnere sono civile. laureata in ingegneria, sì. Laureata in ingegneria e poi arriva in Antartide con il ruolo di coordinatrice, se non ho capito male, di ricercatori. Questo è. Esatto. Bene, prima di arrivare magari ai dettagli di cosa fai e cosa hai fatto in Antartide, che saranno molto molto carini, la primissima domanda che volevo farti era questa, perché insomma non è da tutti andare in Antartide. E io mi chiedo, ma anche tu sarai stata una studentessa come tanti universitari, neolaureati come noi, che cos'è che ti ha fatto poi svoltare? Cosa è successo? Come hai fatto ad andare in Antartide? Ma in realtà da studentessa è stato molto facile perché proprio è stata la tesi di laurea che mi ha portato in Antartide, perché io ho fatto una tesi, ero un po' così, appunto, laureata in ingegneria civile, avevo scelto la sostenibilità, che all'epoca, insomma, sì, non è che fosse proprio un argomento che interessasse a molti, e quindi cercavo un argomento di tesi che fosse interessante, ma mi davano sempre dei titoli di tesi. Costruisci un impianto di areazione non lo so, in un capannone, robe poco, poco stimolanti. Fino a che sono riuscita, cercando molto, sono riuscita ad avere questa possibilità di fare la progettazione di un impianto di riscaldamento ad alta efficienza, quindi che migliorasse le condizioni di comfort abitativo, che fosse anche ecologico, insomma, che risparmiasse energia. Che simulava le condizioni di una base in Antartide, quindi l'ho fatto e poi il progetto in realtà è piaciuto molto all'organizzazione, perché ovviamente per farlo avevo preso tutte le informazioni sulle basi in Antartide, eccetera, è piaciuto molto e hanno deciso di in realtà di realizzarlo veramente, perché aveva un po' all'epoca, appunto, diversi anni fa, mettiamola così, aveva un po' i concetti che ci sono adesso nell'innovazione, no? Quindi era modulare, era quindi componibile, era low cost, fatto con tutta una serie di combinazioni di sistemi e quindi era molto funzionale per l'Antartide. Quindi praticamente da studentessa mi hanno catapultato in Antartide, quindi non ho anche avuto molta scelta, diciamo, è successo. E tu avevi un'idea, hai fatto questo progetto e poi ci hanno mandato perché l'hanno realizzato. E tu il primissimo ruolo che hai avuto là, qual è stato? È stato il direttore del cantiere del mio progetto, Ah, quindi ok, pronti sì, devo via, fare. dirigi In tu. realtà poi Esatto, poi in Antartide non vai mai a fare una cosa sola, insomma, quindi facevo quello, facevo delle analisi energetiche per un'altra base che era in costruzione, che era molto più estrema di quella dove ero io, che era una base sulla costa. La base italiana si trova davanti alla costa, cioè si trova nella parte di Antartide davanti alla costa della Nuova Zelanda. E poi mi hanno chiesto anche di andare a fare delle valutazioni energetiche su una base che era allora in costruzione per vedere, insomma, dovevo fare delle misure fondamentalmente. E quell'altra base invece è la base italo-francese che si trova in cima al plateau, quindi è in cima alla calotta polare a 1200 km dalla base sulla Ah. costa. Quindi l'Antartide è due volte l'Australia, insomma, quindi è abbastanza grande. E soprattutto quella base là aveva delle condizioni molto più estreme della base in cui mi trovavo, insomma, perché la base italiana ha temperature che vanno in inverno a meno 25, ma in estate, quando ci sono i team a lavoro, vanno intorno ai 10 gradi sotto lo zero, mentre la base dove poi mi hanno spedito sta a meno 50 gradi in estate e meno 80 in inverno, insomma. Mamma mia. Lo stato d'animo della prima volta che sei andato in Antartide, com'è stato? Quando sei arrivata là, insomma, è stato. Ero Dove sei stato? completamente fuori dall'emozione, ero proprio completamente. Sì. Emozioni positive comunque inizialmente, sicuramente, no? Cioè, era dove volevi essere, giusto? Sì, no, io
quando mi hanno dato questa notizia, no? Che potevo andare in Antartide, chiaramente un po' di, come dire, un po' di sconcerto, sia perché mi trovavo appunto la responsabilità di dover realizzare questo impianto e quindi ero un po' impaurita, ma nello stesso tempo ero proprio felice perché poter fare un viaggio del genere, poter arrivare in un luogo del genere e poi dopo averlo visitato ancora di più, insomma, cioè la Certo. prima volta che ho messo piede in questo spazio bianco, sconfinato, è Certo, bellissimo. bellissimo. Che cosa ha fatto secondo te la differenza tra te e altri colleghi? Cioè, ci saranno tante persone che hanno visto quel titolo di tesi o che non l'hanno scelto, hanno scelto altro. Te, proprio quando l'hai letto, cioè, hai capito, è stata una folgorazione, hai capito subito che era quello che volevi fare, oppure è stata una scelta così come, boh, facciamo questo? Assolutamente no, nel senso no, non è stata una scelta così. A me è stato proposto perché appunto cercavo, cercavo, è arrivato il professore e mi ha detto: ho trovato il titolo di tesi per te. Ah, ok, ti Ho detto: conoscevano. wow, finalmente! Perché praticamente non continuavo a, avevo iniziato una tesi, ma che Non ti piaceva. no, non mi piaceva, non c'era verso. Finalmente il professore fa: finalmente è arrivato il titolo di tesi per te, ok? E Non ti quindi. entusiasmava. No, affatto, è stato, no, con l'Antartide è stato amore a prima vista. Per te il ruolo del divertimento quando scegli un compito è importante? Io non riesco a fare assolutamente niente che sia forzato, cioè poi si può chiedere ai miei genitori quando ero piccola o ai capi che ho avuto nelle varie situazioni lavorative, infatti diciamo che mi piace molto fare il capo perché io detesto essere, come dire, compressa in una situazione, quindi anche quando poi lo esercito, in realtà non è mai una leadership aggressiva, è sempre un coordinamento e valorizzazione delle diverse energie. Non riesco proprio a essere compressa in un dovere, Certo, non ah, pervenuto. questa cosa qua è interessantissima, visto che sono anche padre di un diavolo della Tasmania e dici magari invece è una bella cosa. No, bello, bello, è una cosa bellissima. Ho letto adesso un libro che parlava giusto di questo, di Giorgio Nardone, non so se lo conosci, un autore molto, molto importante, riguardo proprio al divertimento che puoi chiamarlo anche attivazione, perché molte volte penso che in Antartide tu non ti fossi proprio divertita, ma sicuramente eri attivata, eri molto, molto, insomma, motivata, ecco. Sì, Bello, sì, bello. è sicuramente Bene. un'attivazione dell'energia, non è, anche il dovere è un'attivazione dell'energia, ma è un'attivazione dell'energia, come dire, in positiva, quindi è molto meno efficace di un'attivazione invece, come dire, che Certo, coinvolge. certo, certo. Questo vale anche poi nel team management, no? Per attivare poi i team devi essere in grado di attivare, soprattutto in quelli che dovevo coordinare io in Antartide, che erano molto, cioè, fatti da tante diversità, sia in termini di diverse culture, ma anche e soprattutto diverse specializzazioni, per cui devi farli, come dire, essere al massimo del rendimento in poco tempo e l'unico modo è in realtà creare un coinvolgimento attivo, invece che dare ordini non ha nessun senso in Antartide. Certo, ci sono migliaia di, no, migliaia no, però decine di classificazioni, definizioni della leadership. Ne hai uno tuo particolare? Cioè, secondo te, quando è che fai bene il leader tu? Io quando mi muovo, quindi è una leadership mobile, se vuoi, cioè la cosa interessante non è tanto usare un modello, ma riuscire a muoversi tra, se vuoi, modelli come riferimento, ma nel senso riuscire ad incarnare diversi tipi di leadership, perché Certo. così tu puoi mettere in campo la leadership, il modello o la situazione che serve in quel momento, che è l'unica leadership che puoi esercitare veramente. Certo, interessante. E invece la sensazione di essere nel posto sbagliato, non ce l'hai mai avuta? Questa è una domanda un po', magari un po' provocatoria, ma le paure di dire no, cavolo, io non Chi sono. me l'ha fatto fare? Sì. Eh sì, capita perché poi per me è una cosa molto bella andare in Antartide, però poi ci sono le situazioni in cui poi hai a che fare con il pericolo, a che fare col rischio, a che fare anche con la responsabilità, perché poi quando sei a capo di un
di un gruppo e poi sei poi il capo spedizione, quindi nel mio caso hai veramente tutta la responsabilità morale del team, delle decisioni che prendi delle decisioni in situazioni di totale incertezza delle volte, e quindi è molto complicato. E la volta in cui, come dire, ho vissuto tanti momenti di sconforto in qualche modo, tanti momenti di difficoltà anche da questo punto di vista personale. La volta in cui è stato più difficile è stata l'ultima volta, l'ultima spedizione in Antartide. Ero il capo spedizione di una spedizione belga e si trovavano in quel momento in una situazione un po' particolare. E quando siamo arrivati, mettiamola così, la base l'abbiamo trovata saccheggiata e sabotata, che è una cosa che non ti aspetti in Antartide, sinceramente, non ci sono i pirati, insomma. Lì è stato molto difficile perché avevo la responsabilità da una parte di portare avanti perché c'era una situazione di conflitto, di disagreement, insomma, di disaccordo tra il governo che voleva portare avanti una spedizione e il gruppo che aveva gestito quella base fino all'anno precedente. Io dovevo fare semplicemente super partes, una spedizione tecnica, in modo tale che loro avrebbero risolto nel tempo come dire, i loro disaccordi, ma noi Certo. intanto tenevamo come dire, dovevamo fare una spedizione dove facevamo un po' di ricerca, ma soprattutto della manutenzione alla base, insomma, perché poi non la puoi abbandonare là, la base. Quindi questo era il contesto. In realtà poi ci siamo trovati all'arrivo in totale altro contesto. E la mia responsabilità in quel momento era, cosa faccio? Decido. Dalla base era stato portato via tutto, 15 container di attrezzatura, tra cui tutto il cibo, parte del carburante e quasi tutto, anzi tutto l'ospedale. L'unica cosa che avevamo come attrezzatura di emergenza era una sacca di sopravvivenza del dottore di emergenza, del dottore che era venuto con noi, che ovviamente il primo team che arriva alla base ha anche il dottore. E lì cosa fai? Cavolo, No? Trovi mamma, sì. una situazione molto, molto complessa e complicata e dura, difficile, è difficile decidere perché non avevamo niente per dire ok, la base è vuota, oltretutto può essere pericolosa perché non abitabile e noi dobbiamo decidere se continuare con la spedizione oppure tornare indietro, però tornare indietro vuol dire no, compromettere tutte le persone che avevano dato energia a questa base, quindi abbiamo deciso di restare, poi in maniera abbastanza complicata siamo riusciti in realtà a portare avanti la spedizione di 4 mesi, perché siamo riusciti a farci riportare indietro alcune cose, siamo riusciti insomma, a farci approvvigionare di altre, abbiamo riorganizzato la spedizione, ma insomma, Anche 4 mesi molto attrezzature, complicati. dico anche attrezzature scientifiche, cose del genere hanno saccheggiato. Tutte le attività, Tutto. non gli strumenti, ma tutte le attrezzature che servono per aggiustare gli strumenti, installarli, ma soprattutto per fare i campi remoti. Noi dovevamo fare un paio di spedizioni che dalla base poi, cioè, fare dei campi base vicino insomma, verso la costa per studiare il pack e per studiare la banchisa, ma quelle attrezzature, i container che servono per andare là, no? Quindi i container, i moduli abitativi, insomma, sono tutta una serie di attrezzature perché l'Antartide è un ambiente pericoloso e quindi tu devi andarci con una determinata attrezzatura. Ecco, quello non c'era, insomma, quindi poi siamo Certo. riusciti in modo veramente molto rocambolesco a recuperare parte dell'attrezzatura che era stata portata via, però non è stato No, molto ti facile, credo. anche perché avevo dei militari nel team che ovviamente erano stati mandati apposta e quindi anche da quel punto di vista, per esempio, la leadership, io ormai avevo una grande esperienza di leadership in Antartide, una lunga esperienza di leadership in Antartide, ma in quel caso ho dovuto anche un po' riadattarmi al fatto che avevo queste persone che erano abituate a una leadership molto verticale. Ecco, quindi ecco, Chiaro. sapersi muovere a seconda delle situazioni lo trovo molto utile perché ti Sì, permette di avere. assolutamente. Quindi tu in quel caso lì, nello specifico, sei riuscita a mixare differenti modalità di leadership che sono, immagino io, insomma, hai lì delle persone altamente competenti, quindi sicuramente cioè il loro intervento, il loro parere, ovviamente l'avrai tenuto in considerazione, immagino. Quindi è stata una leadership proprio che ha coinvolto tutti.
Assolutamente, è una leadership orizzontale, non puoi fare altrimenti. Orizzontale, certo. Io non ho le competenze, per esempio c'è l'incursore che è specialista della ricognizione delle strade, no? Delle strade in Antartide, delle vie, quindi fondamentalmente è colui che è esperto di crepacci, che va a vedere se possiamo transitare con un mezzo sul crepaccio oppure possiamo andare fisicamente, eccetera, su quanto è rischioso, eccetera. C'è lo specialista delle immagini satellitari, cioè, eccetera, che per l'atterraggio degli aerei, perché una base è un piccolo mondo, no? È un aeroporto perché atterrano gli aerei, è appunto una centrale operativa perché si fanno delle missioni rischiose in zone pericolose, è un laboratorio scientifico perché ci sono tutta una serie di laboratori con le facility di un laboratorio scientifico, quindi anche con gas particolari, eccetera, quindi con tutta una serie di rischi chimici, biologici, eccetera. Poi un ristorante, poi un ospedale perché c'è anche una piccola cella che fa da ospedale, insomma, cioè, è una situazione molto composita e ovviamente il ruolo del capo spedizione è il grande capo da una parte perché è quello che assume la responsabilità delle decisioni, quindi poi rende conto anche alla giustizia se sbaglia delle situazioni, ma evidentemente per forza di cose è un facilitatore di Chiaro, relazioni, chiaro, perché no, assolutamente. potrebbe essere altrimenti. Ti Dopodiché sei appunto mai... devi saper fare perché è sì, complicato. no, assolutamente. Ma capisco un po' la situazione perché lavorare con gli atleti o con un gruppo di persone non è tanto diverso se non per il fatto che ovviamente le situazioni non sono così pericolose, è chiaro. Ma non hai mai avuto invece l'occasione di dover utilizzare un tipo di leadership che proprio non è la tua, cioè di essere autoritaria? Ti è Eh sì, successo? nell'ultima spedizione ho dovuto farlo, ho avuto in particolare diciamo una situazione in cui ho dovuto mostrare questo tipo di leadership perché la persona, appunto, era un militare, quindi la persona di cui avevo bisogno, perché il problema è il grande regalo dell'Antartide per un team leader e quindi qualcuno che è in continuo apprendimento. È che non ti lascia nessuna possibilità di svicolare dalla situazione, perché tu non puoi sostituire, dici basta, questo lo licenzio, me ne mandate un altro, non hai il tempo di farlo, no? E quindi sei costretto a stare in quella situazione, non la puoi rifiutare, ed è un grande terreno di apprendimento. Ah, sì. E lì ho dovuto mostrare, proprio perché avevo provato tutti i modi possibili e non avevo tratto nessun risultato, ho dovuto io incarnare un leader autoritario, forte, anche fisicamente, cioè ho dovuto anche, capito, perché Sì, questa vabbè. persona era molto più grande di me, ovviamente, ti puoi immaginare, no? Poi molto allenata, no? Quindi, però ho dovuto incarnare Certo. autorevolezza, chiamala Se è così. diventata più grande di lui, è dovuto essere un bello, Esatto. bello. Però, come dire, anche lì, quando io racconto magari questa storia, non è l'elogio dello storytelling o della Certo. manipolazione, è assolutamente riuscire ad articolare davvero in quel momento il tipo di energia che è necessaria, no? Perché se hai davanti una persona che per capire quello che stai dicendo ha bisogno che tu incarni quello che stai dicendo in un certo modo, perché no? Certo, Dopodiché assolutamente. non vuol dire manipolarla, non vuol dire, ecco, questo perché il problema è che qui siamo veramente sul filo del Sì. rasoio e non vorrei che passasse questo messaggio perché non è assolutamente, anche perché appunto in Antartide te la puoi giocare una volta, poi dopo, quindi, la volta dopo non ti crede più e tu ti mette fuori a meno 50 gradi e non è il caso. No, fuori dalla porta. No, Esatto. Quindi ci anche no. vuole tanta, tanta anche la capacità di guadagnarsi fiducia, quello sì. Certo, assolutamente. Quando ci siamo sentiti la settimana scorsa per organizzare un po' questa intervista, la cosa che mi ha colpito di più di te è stata una cosa particolare, che è quando mi hai raccontato di come fai a performare al massimo, mi hai detto che tu hai delle sensazioni fisiche particolari. Io sono un ricercatore di queste cose, sia con i miei atleti che con le persone che conosco. Tu hai utilizzato questa parola che voglio mi spieghi un po'. Hai detto mi smaterializzo. È così. Cosa vuol dire? Cosa la Vuol dire senti? quando sei tanto dentro, secondo me, almeno quello che sento io, quando sei tanto coinvolto dal presente, dalla situazione presente,
La mia sensazione è che non ha più, è come se non avesse più importanza il corpo. Chiaramente ce l'hai ancora un corpo, però è come se non avesse più importanza, come se in qualche modo si alleggerisse il corpo e volasse via. E tu sei totalmente un tutt'uno con quello che stai vivendo, ecco, è un po' questo. Quindi non senti, almeno io non sento la fatica, non sento, riesco ad essere fortissima. La cosa, cioè, riesco a spostare carichi che di solito non ce la faccio a spostarli, e non enormi, non vi immaginate un masso, però insomma, riesco ad avere molta Certo. più forza e molta più appunto attivazione. Sì, guarda, è stato bellissimo quello che hai detto un passaggio che descrivono esattamente gli atleti quando stanno performando al massimo. Cioè, tu hai descritto una situazione di leadership o comunque di lavoro tuo più intellettiva probabilmente che fisica in quel momento, esattamente come un atleta quando sta performando al 100%, quando è nello stato di flow, come lo chiamiamo, insomma, tutti. Esatto, ma perché è un lavoro non mentale, è un lavoro energetico, cioè appunto è un discorso di allineamento mente-corpo, mente incarnata se vuoi, quindi non lo fai con la mente, lo fai con l'energia, lo fai con l'intero tuo corpo, se così vogliamo Certo. dire. Quindi è una relazione sì mentale con quello che stai vivendo, ma di coordinamento mente-corpo. Con la situazione, quindi è una Certo. danza con la situazione, se vuoi. Mente, corpo e ambiente, direi le tre variabili, Esatto. insomma. Sì. Bene, bellissimo. Questa cosa qua proprio me la ricorderò perché c'è un sacco di correlazione. Bellissimo. Sì. Beh, c'è una domanda alla quale in realtà hai già risposto, ma te la giro un po' in un altro modo. La domanda era che tipo di leader sei, no? Però ti chiedo qual è il tuo tipo, cioè la tua miglior leadership, proprio la situazione nella quale ti senti proprio bene, nella quale ti piace. Ti ho in parte anche risposto su questo. Quello che mi piace tanto è la leadership, nel senso che mi piace fare intesa come il coordinamento di persone molto diverse, molto brave, molto talentuose, molto capaci, che hanno una grande esperienza, no? Quindi di solito in Antartide ci vanno persone che ovviamente hanno delle competenze alte perché no, appunto non le puoi sostituire, quindi Chiaro. bene selezionarle bene. E questa è una situazione di solito, poi ho lavorato anche in altre situazioni, ovviamente in Europa, in aziende, e tutte le volte che mi trovo un bel team fatto di persone diverse, mi piace perché per me è come una festa, perché appunto per me è un mettere in relazione le persone, ma anche su questo devo stare molto attenta perché qui scatta tipicamente, quando faccio gli speech su questo, scatta tipicamente la domanda della ragazza o della signora che si alza, perché noi donne facciamo del coordinamento del dia. Ok, vero, se siamo più per la relazione, però poi devi essere anche qui un po' nel mezzo, cioè devi poi saper prendere poi delle decisioni abbastanza nette e indirizzare abbastanza nette, quindi indirizzare le persone in modo chiaro e netto. Quindi Preciso. non è una cosa che, ecco, per me non è una cosa che le donne hanno, cioè perché sei una donna allora ce l'hai. No, cioè c'hai quel tipo di atteggiamento, poi però va sviluppato con Certo. della competenza, ecco. Però sì, e tipicamente è un tipo di leadership che di solito esprimono spesso le donne, ed è un peccato che le aziende non lo prendano in No, considerazione, perché è infatti. molto, molto interessante. Però ecco, sempre con competenze. E quindi quello è particolarmente spumeggiante a persone particolarmente spumeggianti per fare un progetto insieme. Questa è proprio una cosa che mi piace fa lavorare insieme è bello, no? Quando Certo, no, riesci poi assolutamente, insieme sono a assolutamente portare avanti d'accordo, sì. un'impresa. Sì. E poi mi dicevi che, insomma, dopo quello che hai imparato, dopo queste tue esperienze di leadership, oggi comunque fai anche un sacco di corsi, conferenze, anche lavori proprio con dei leader per insegnarli, appunto, portargli la tua esperienza. Hai un metodo Sì, particolare per...
Sì, ho sviluppato insieme a un filosofo della scienza, Gianluca Bocchi, che si occupa di scienze della complessità, quindi teoria dei sistemi complessi, che un po' è lo strumento che in realtà mi ha aiutato moltissimo in Antartide, perché ovviamente appunto io arrivo in Antartide da ingegnere civile a fare un impianto di riscaldamento, poi col tempo divento interface manager, cioè convinco il direttore in qualche modo perché non avevano, una volta fatto l'impianto non avevano più bisogno di me e quindi io ho trovato dei modi per convincerli a farmi rimanere. E praticamente ho fatto per alcuni anni l'interfaccia, quindi il mediatore culturale tra i team che dovevano sviluppare le varie ricerche in Antartide e gli ingegneri che dovevano sviluppare e installare le varie strumentazioni, no? Quindi è un lavoro veramente di riuscire a far comunicare diverse entità, Certo. diverse personalità e diverse mentalità soprattutto. E poi sono diventata capo spedizione. In questo percorso ho cercato degli strumenti che mi permettessero di gestire la spedizione in Antartide, perché la spedizione in Antartide è un progetto iniziale, quindi una pianificazione con gli scenari di rischio, con le varie possibilità che si possono fare, cioè con tutti gli strumenti del management. E poi quando arrivi in Antartide ti capita l'imprevisto che ti sconvolge tutto. Allora, inizialmente pensavo, ok, sono io, siccome sono un ingegnere civile, non conosco bene la gestione, quindi ho cominciato a interessarmi a quali fossero, cercare di fare una ricerca. Sono una ricercatrice anch'io in questo senso, come te, per cercare degli strumenti che mi permettessero di gestire questa cosa. E ne ho sperimentati vari, ho studiato management, eccetera, e poi le scienze dei sistemi complessi, meglio ancora il pensiero complesso, mi hanno aiutato moltissimo. Che ho chiamato Antarctic Mindset. Non ti vedo più, Simone, eccoti. Non No, ti non mi avevo perso vedi? per un attimo. Ah, ok. No, adesso sì, è stato solo un attimo e ho sviluppato questo approccio che si chiama Antarctic Mindset e è quello che propongo poi alle aziende, quindi è basato sulla mia esperienza in Antartide e comunque ha un solido framework scientifico che permette proprio di spiegare, diciamo, è il linguaggio che permette di spiegare come metti in atto questi stati energetici che ti dicevo prima, ecco, Certo. Preferisci lavorare con singoli o con gruppi quando fai questo? Lavoriamo con entrambi, diciamo, ovviamente cambia la situazione, cambia il metodo, non il metodo, ma cambia come articoliamo la cosa e a me piace molto lavorare con i singoli, però lavoriamo spessissimo con i gruppi, sì, cioè, sempre in azienda, cioè, facciamo sempre delle cose mirate, cioè non è mai una simulazione oppure non portiamo un modello, andiamo in azienda, con il top management, ci mettiamo d'accordo, capiamo quali sono i loro problemi, su cosa vogliono lavorare e poi definiamo dei progetti. Non abbiamo niente a catalogo, ecco. Certo, no, no, chiaro, chiaro, Sono sì. sempre No, cose insieme. bello, bellissimo. E invece riguardo alle persone che hai conosciuto nella tua esperienza, insomma, hai lavorato penso con elementi, menti brillantissime, insomma. Ci sono delle caratteristiche, beh, alcuni. Ci sono No, non delle tutti, caratteristiche. Ah, scherzo. beh, insomma, alcuni sono lì magari per spaccare pietre e tagliare legna, può anche Ma no, essere. ma alcuni sono, no, sono tutti comunque, sono tutti Stati molto qualificati. sono veramente fantastici, sì, non solo qualificati, ma anche proprio persone, belle persone, ecco, anche un po' pazzarielle, ecco, questo voglio dire. Sì, E se non non sei un po' particolarmente equilibrato. pazzariello non ci vai in Eccola Antartide. lì, insomma. Che l'equilibrio, insomma, l'equilibrio proprio al 100% magari non è richiesto in quelle situazioni lì. No, mi chiedevo se ci fossero delle caratteristiche magari che hai individuato un po' in comune a tutte queste persone, probabilmente l'essere un pochino fuori dagli schemi, non lo so, però magari qualcosa di più specifico l'hai notato? Ma sì, la voglia di avventura, credo che La quello che voglia di... poi ti spinge in Antartide è la voglia di avventura. E dopodiché, quando poi assapori l'Antartide, tendi a volerci tornare, insomma, perché ti espone all'avventura in maniera anche, insomma, non è solo pericolo, Oh, è anche chiaro. bellezza, è tanta bellezza. E ecco, sì, anche tanta passione per la bellezza. La bellezza proprio. Sì. Passi tanto tempo da sola quando sei in Antartide? Magari. No?
No, perché le basi sono come la quarantena, tu sei confinato in uno spazio molto piccolo con tante persone, tante. Addirittura nell'ultima spedizione ero l'unica donna per cui ho avuto questo privilegio di avere la camera da sola, ma se no normalmente anche la camera minimo hai un'altra persona in stanza oppure hai addirittura 8 persone dentro. Quindi ecco, no, sono spazi piccoli molto molto confinati e quindi si pone più il problema della privacy che della solitudine. Certo. Un ostello praticamente. L'ostello della gioventù, bellissimo. Abbastanza. Bene, poi avevo una penultima domanda. In realtà l'abbiamo già toccato prima l'argomento, proprio il rapporto che c'è tra la pianificazione e l'incertezza. So che tu spesso parli di incertezza e caos, proprio perché un ambiente come quello dell'Antartide, ma anche nella nostra vita, insomma, non sappiamo mai che cosa ci riserva il futuro. C'è qualcosa secondo te più importante di un altro, nel senso che è importantissimo pianificare nei dettagli o invece è molto meglio pianificare le cose importanti e poi gestirsi un pochino in base alla situazione o come fai? Hai Ma sentito la domanda, Chiara? entrambe le cose, cioè devi riuscire, almeno in Antartide, la cosa ottimale è riuscire a realizzare entrambe le cose contemporaneamente. Cioè pianificare, esatto, pianificare al minimo i dettagli e ripianificarli ogni volta che la situazione lo richiede, che succede qualcosa, e nello stesso tempo riuscire a integrare laddove l'imprevisto per definizione non lo puoi prevedere e quindi quando si pone l'imprevisto riuscire a integrare con un'invenzione o con però non lo puoi fare, cioè non puoi andare tipo perché quando io racconto questa cosa le persone mi chiedono: "Ah, quindi voi improvvisate, quindi non importa nemmeno prepararsi, no? Sembra tutta una roba". In realtà no, puoi improvvisare solo perché ti sei preparato, quindi l'improvvisazione prevede una preparazione rigorosa a monte. Io faccio sempre l'esempio dei jazzisti perché nessuno si alza la mattina e decide di fare jazz, ma prima si prepara molto, fa tanta tecnica, quindi si mette in grado di articolare sul momento le cose, no? E quindi Certo. ecco, è esattamente la stessa cosa che facciamo in Antartide. Quindi E fondamentalmente si. quindi questo, per esempio, è una parte importante dell'Antarctic Mindset, no? Questa parte, come il problema è che non lo devi fare, non lo puoi fare cioè lo devi imparare prima a fare su di te, poi come team leader, ma in generale come membro di un team, devi riuscire a farlo fare agli altri, quindi devi mettere gli altri in grado di comprendere questa cosa e riuscire poi a metterla in atto, che voglio dire, sono due passaggi molto diversi, no? Sì, assolutamente sì. Quindi l'improvvisazione è vista proprio come un'estrema preparazione al caos, cioè un navigare in mezzo al caos con le competenze tecniche che ho acquisito. Sì, io preferisco l'incertezza del caos, perché il caos è esattamente uguale all'ordine, cioè un'idea, è solo un'idea, è la nostra idea di caos o di ordine. In realtà c'è solo l'incertezza, no? Quindi Ok. se vuoi in qualche modo navigare l'incertezza, devi essere molto preparato Ok. per poter poi fare sul momento, Certo. chiamala così. Se Sì. non sei preparato, sei nel caos, allora è un'altra cosa, perché sei, come dire, non riesci nemmeno a vedere cosa è intorno in qualche modo. Se non hai la visione chiara della cosa, ovviamente. Sì, proprio il No, non jazzista l'ha. è un esempio molto bello. Esatto. Bene, nelle interviste precedenti che ho fatto, il mio intento, soprattutto con gli atleti che ho allenato, era un po' far saltare fuori dall'intervista qual era il loro perché, il loro motivo dominante, insomma, il motivo per la quale fanno ciò che fanno. E molte volte le persone non sono consapevoli di quale è veramente. E c'è una domanda che so che ti è piaciuta, è l'ultima che faccio, che è come vorresti essere ricordata dopo la morte? E mi piace farla perché ha strettamente correlazione con il tuo perché. Nel senso che proprio quell'idea che vorresti lasciare te nel mondo ha a che fare con il motivo per la quale fai ciò che fai. Quindi se ti rivolgo questa domanda, a cosa rispondi? Ma il perché lo so,
perché il perché è perché io ho bisogno, proprio sento da sempre l'urgenza di esplorare la vita, non esplorare perché devo andare a esplorare l'Antartide per dimostrare a me stessa che sono, non lo so che. No, 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 proprio la curiosità di esplorare, e quindi che fa il, come dire, che va in coppia con l'incapacità di essere compressa dall'esterno, no? Proprio non quello che dicevo prima. Quindi io ho bisogno di esplorare, ho bisogno di conoscere, ma proprio in senso puro, in senso di puro interesse. E come mi piacerebbe essere ricordata dopo la morte, come con quel tipo, ma anche adesso se vuoi, cioè con quel tipo di affetto che io provo a volte quando leggo alcuni autori o sento parlare a volte alcune persone che in maniera molto molto onesta ti danno quegli indizi che per te sono wow, ecco com'era, che ti aiutano nell'esplorazione, no? Per cui senti un profondo affetto di complicità con quella persona, perché senti che l'altra persona nel suo cuore ha lo stesso tipo di pulsazione, di spirito, di voglia di conoscere, e ti sta offrendo la sua esperienza, e da lì tu puoi trarre qualcosa, e grazie a questi piccoli tasselli tu hai fatto il tuo percorso, no? Perché Sì. alla fine io ho tante persone a cui sono riconoscente, ma quel tipo di affetto è proprio di legame affettivo, come se fossero degli amici in qualche modo, a cui vuoi molto bene. Perché ti riconosci in loro, in qualche modo, in quella parte di te. Ecco, mi piacerebbe questo. Assolutamente, lo capisco molto bene e comunque è legato al tuo perché, perché il fatto di voler esplorare è anche da stimolo per poi poter lasciare quel qualcosa. Se tu non esplorassi, sarebbe molto probabilmente difficile riuscire a trasmettere quel qualcosa in più o Sì, quel ecco. qualcosa che le persone ricordano. Esatto, è un riconoscere nell'altro, in queste persone, la tua stessa natura, che Sì. ovviamente è il tuo perché. Quindi è chiaramente sono due cose collegate. Sì. Certo. Bello, bello, bello. Ti hanno fatto mille domande riguardo a questo periodo che stiamo passando, al Covid. Beh sì, mi hanno fatto Assolutamente. domande sull'emergenza, sul fatto di stare confinati nella quarantena, come si fa, insomma, io su questo, sul fatto di stare confinati, rispondo sempre, vabbè, per me non è una grossa novità, io sono abituata, quindi sono tranquilla. E sì, sul fatto, sulla gestione dell'emergenza, su cosa ne pensavo, eccetera, io ho sempre risposto che non siamo mai preparati per gestire un'emergenza, non siamo mai abbastanza preparati. Quindi capisco da una parte le persone che magari non sono abituate a vivere un imprevisto così grande, un'emergenza così grande, e che si possono anche, in qualche modo, possono rifiutare questa situazione. Quindi si mostrano con aggressività e danno la colpa o a chi ci governa o al coronavirus o eccetera eccetera, e lo capisco, è umano, però diciamo che è un po', ecco, lo sconsiglio questo atteggiamento, perché ci fa perdere energia quando nel momento in cui ne abbiamo proprio bisogno, ecco. Certo, assolutamente, assolutamente. Bene, bello Chiara, mi è piaciuto molto, sono stato contentissimo di incontrarti, di conoscerti, perché comunque era probabilmente tu sei stata per me quella figura che ha sentito un pochino la stessa natura, ce ne sono tanti chiaramente, tu sei stata una di quelle, ho detto ah, questa è una che anch'io ovviamente l'avventura, la curiosità, il conoscere fa parte del mio carattere. E quindi ovviamente lo sento subito e anche solo una chiacchierata così sicuramente molto molto piacevole. Bello. Grazie a te, Bene, molto dai, piacevole per me. oh, mi fa piacere. Niente, io avrei 200 milioni di domande da farti ancora, del tipo ma come facevate ad andare in bagno in Antartide? Come si fa? Come funziona? I dettagli, quelli più curiosi però. So che hai fatto anche dei TED bellissimi che sono su YouTube, anzi consiglio alle persone di guardarli. Ce n'è uno bellissimo dove tu hai fatto vivere proprio l'esperienza. Questo è stato bellissimo. Hai avuto dei buoni feedback, immagino, per quel TED lì, eh? È piaciuto Sì, tanto. perché era il primo che ho fatto, tra l'altro, e quindi avevo voglia proprio di portare in Antartide le persone, quindi ho portato proprio la mascherina, gli stivali, insomma, ho Bellissimo.
ho messo in scena un po' di Antartide, sì. E E adesso cosa fai? Cosa farai nel futuro? adesso appunto sono divisa tra due progetti. Uno appunto questo progetto di consulenza sull'Antarctic Mindset che sta andando molto bene, che noi lavoriamo in questo momento più sulla reputation, quindi stiamo lavorando direttamente con le aziende senza troppa comunicazione perché, come dire, anche da questo punto di vista c'è anche troppa offerta, troppi specialisti di qualsiasi cosa, un po' come nell'emergenza che sono tutti virologi, tutti Eh medici, sì. tutti specialisti di tutto, quindi stiamo cercando di navigare questo mare magnum di consulenti, coach, e facendo veramente dei progetti mirati perché è proprio quello che ci piace fare, ecco, quindi sempre con lo stesso spirito. E poi dall'altra parte sto seguendo un progetto molto interessante che esplora l'universo, che è Cherenkov Telescope Array, CTA, ed è sono un gruppo di scienziati, sono 200 istituti di ricerca, 14 paesi finanziatori, e sono astrofisici che vogliono costruire il più grande osservatorio astronomico in gamma ray mai realizzato sulla Terra, che in parte sarà a Paranal, in Cile, nel deserto di Atacama, in parte alle Canarie, ed è bellissimo perché l'obiettivo è osservare questo fenomeno praticamente quando un buco nero nell'universo ingloba una stella, a un certo punto emette, mentre la sta inglobando, emette questa energia potentissima che sono i raggi gamma che poi arrivano sulla Terra e quando arrivano sulla Terra provocano quello che loro chiamano una shower di particelle, quindi un'attivazione, diresti tu, energetica. Ok. Che genera una luce particolare che è stata studiata appunto per la prima volta da questo ricercatore, da questo scienziato Cherenkov, quindi si chiama Cherenkov Light, e loro da questo flash riescono a ricostruire il fenomeno. Quindi questi telescopi servono per studiare questo fenomeno e poi ovviamente indagare, quindi per indagare I raggi diciamo, gamma. sì, le energie dell'universo, no? Le energie più Chiaro. potenti che si conoscono nell'universo. Ed è molto affascinante perché ovviamente è fatto da astrofisici, persone che sono sviluppatori software, ingegneri che si occupano proprio della fisicità dell'osservatorio, eccetera. E quindi è internazionale, è mondiale come composizione, quindi è molto molto interessante. Quindi per me Assolutamente sì. Allora in bocca al lupo per tutto e andrai a fare un giro alle Canarie, immagino, molto presto. beh, appena si può Sì. andare, diciamo, sì, però ma più Bene. che le Canarie mi interessa molto il giro a Paranal, nel deserto di Atacama, che come l'Antartide è l'unico posto sulla Terra così privo di umidità e quindi è un paesaggio lunare, no? Quindi è molto interessante. In Antartide c'è una zona che si chiama Dry Valley, che è molto simile, quindi è una zona dell'Antartide dove non c'è ghiaccio e ci sono soltanto rocce, per una situazione particolare, molto, molto particolare clima dal punto di vista del microclima, e Certo. quindi sono molto curiosa di fare la comparazione. Hai attirato tutti i progetti più grossi sul pianeta, tutti a te, brava. No, è Grande. tutto Grande. il detto, non Il caso. No, Esatto, sì, capita. capita a chi in qualche modo è proattivo verso questa Infatti, opportunità, infatti. capita, ce ne sono tante secondo me di opportunità in giro, Sì, insomma, basta assolutamente. essere capaci di coglierle in qualche modo. Bene, C'è Chiara. anche, non lo so se qualcuno fosse interessato, c'è anche il libro che ho scritto alcuni anni fa, è un libro fatto con Mondadori sull'Antartide, sempre sulla vita delle spedizioni in Antartide, cronache da ghiacci 90 giorni in Antartide. Ah, questo non lo No, sapevo. non per fare pubblicità, No, 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 assolutamente, non lo parliamo di sapevo. Antartide. Lo prendo subito, assolutamente. Bello. Sì, te lo mando. Perché lì trovi tutte quelle curiosità di cui chiedevi prima, no? Come viviamo, cosa Sì. facciamo, come si gestisce la vita lì. Bello, bellissimo. Io ti saluto.
È stato. Spero di sentirti ancora perché io non ti sento più. Ma ci picchia. Chiara, se mi senti, ti saluto tantissimo. Ah, perfetto, adesso ti sento anche io. Ok, grazie Grazie a te e ci sentiamo ancora presto, restiamo in contatto. mille. Ok, grazie a te Simone, ciao. Ciao, ciao, grazie.